Ciao a tutti, cacciotti, benvenuti in questo nuovissimo episodio di Minecraft Ita. Ieri non c'è stato l'episodio perché, come ho scritto sulla pagina di Facebook, mi sono messo a leggere gli oltre 1300, 1300 i vari commenti e niente, ci ho speso secoli. No, seriamente, troppo tempo. Giustamente qui devo disabilitare questo perché non è ancora attivato, cioè non è ancora riuscito. Potremmo farlo in questo episodio, potremmo cercare. Sarà difficile, ma ci proverò. Il primo obiettivo che voglio inserire lo vado a cercare subitissimo. Rapidamont. Allora, mi ricordo l'obiettivo, non mi ricordo chi l'ha scritto, quindi lo cerchiamo. 1600 commenti, proprio. Allora, Ctrl F. Il commento che sto cercando è quello di. Vabbè, qua ne vedo uno bello, dai. Crea un'arena PvP. Lui nel commento dice un'arena di combattimento, però un'arena da combattimento, un'arena PvP. Che è un'arena PvP. E l'ha scritto l'utente Enrico Garbo. Dimenticato. Enrico Garbo. GG. Invece il commento, quello che mi interessava, quello là che ho cercato che mi è piaciuto tanto, colleziona, sì, con due Z, colleziona tutti i dischi musicali. Ora io cercherò il primo utente che mi ha scritto questa cosa e la accrediterò a lui perché purtroppo ecco Federico mi pare, vediamo, sì, sia sì, lui. Potrei cercare un po' meglio, vedere il primo che l'ha scritto ed è quello che farò. Ok, il primo in assoluto a menzionare questa cosa è Lollovisi. GG. Bene. Questi sono i due che mi sono piaciuti, anzi a dire il vero, questo è quello che mi è piaciuto di più, quello che mi è sembrato carino come per iniziare. Poi mi avete fatto notare che c'è anche un altro boss in Minecraft, questo boss sarebbe la strega, la witch. Quindi direi che possiamo eliminare l'Ender Dragon, eliminare il Wither, costruisci un beacon, questo lo lasciamo. Togliamo ruba l'uovo di drago e ci mettiamo cattura, no, anzi elimina una strega. Ora dovrò cambiare questa, anzi cerco subitissimo chi la trova, chi me l'ha detta sta cosa. Trovato si chiama Dav Axe. Fai vedere se ho scritto giusto. Dav. Sì, giusto. Questo è il tizio che ha scritto la cosa della witch. Per trovare una witch, per chi non lo sapesse, dato che è una cosa relativamente nuova, bisogna trovare una palude, quindi neogenerata, quindi qualsiasi palude vicino al mio mondo, ad esempio quella là vicino al mondo, al castello di Fappestein, non va bene perché non include il codice per la generazione delle streghe e quindi bisogna esplorare un pochino per risolvere alcuni di questi achievement. Io pensavo che come esplorazione, allora di là ci siamo già andati, se vi ricordate, abbiamo trovato un deserto e altra giungla. Quindi vabbè, di là siamo esplorato, abbiamo trovato acqua, abbiamo navigato con la barchetta. Di là abbiamo navigato e abbiamo trovato isole tutte sfappate. Ecco, ho perso l'achievement.
L'unica cosa che ci manca davvero di esplorare a lungo, anzi a fondo, è in quella direzione. Potrei prendere una barca e iniziare a viaggiare. Potrebbe essere una buona idea. Beh, una buona idea. Magari velocizzo il viaggio. Why the fuck? What the fuck? Io non ho eliminato il wither. Vero? Non mi sembra. Tutta questa gloria che non è appropriata. La prossima, diciamo, il prossimo achievement. Sto caricando un video, ma non capisco perché abbia iniziato a laggare solo per il fatto che io abbia caricato. Devo uscire da questo. Vabbè, chiudo il programma, I don't care. Vediamo. Sì, era un altro programma. La sfida in particolare è la sfida dei biscotti. Crafta tanti biscotti. Aspetta, bisogna farlo meglio qua. Crafta tanti biscotti quanti i tuoi iscritti. Questa cosa inizialmente mi fu proposta in un live, il live, famosissimo live dei biscotti. Che allora non so che casino dovrei fare per ricavarmi chi davvero mi ha proposto questa sfida. Quindi per comodità la farò a me stesso. Vabbè, ormai ho perso la sfida, quindi I don't care. La farò a me stesso. Proprio ci scrivo su Real Power. Poi se riuscirete a trovare chi effettivamente, se andate a vedervi live, sono tipo 3 ore di live, quindi non penso, però se qualcuno va a vederselo e mi scopre chi l'ha fatto, me lo lascia nei commenti, me lo fate notare, magari ci mettete un pollice in su a quel commento, così io lo noto e lo cambio. Cos'è questa sfida dei biscotti? Allora, praticamente, durante questo live, che si è poi trasformato nel live dei biscotti, la sfida era in 4 ore, crafta, tipo erano 15.000 biscotti. All'epoca avevo 15.000 iscritti e mi fu detto di creare 15.000 biscotti. Io il termine di scadenza era tipo 4 ore e io ci ho provato. Ho creato delle farm di grano, come vedete. Questa è anche automatica, tra l'altro. Io premo il bottone, fappa tutto, lo ripremo, via via l'acqua, porco Giuda, cosa ho appena fatto? Ti odio, gane. Come sentite qua sotto c'è tutta acqua perché dobbiamo tenere idratati tutti i campi. E invece alla fine ci ho pensato e mi conveniva di più fare tanti campi come quelli che uno grande come questo, perché questo comunque è molto più comodo. Io passo, pafangala, io passo, fappo. Invece lì è tutto un casino perché per ripiantare ci metto anni. Ok, che con questo mi prendo quanto? Quasi 3 stacche e mezzo di grano. E quindi sono comunque una buona quantità di biscotti. Però, e fino ad ora dovrei aver creato tipo 7.000 biscotti. Se non mi inganna la memoria. Il che non succede spesso, ma potrebbe anche ingannarmi. La casa in cui ho messo tutti questi biscotti è questa. No, quella. Sono le casette che creai per metterle sul lungo lago. Perché non volevo dire lungomare, solo che questo non è un mare, quindi lungolago. Questi sono biscotti, questi sono biscotti, 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 fanculo. Biscotti e biscotti, tanti tanti biscotti. Purtroppo non sono neanche lontanamente quelli che mi servirebbero, contando che ormai faccio quasi 200 iscritti ogni giorno, ecco, diventa un po' difficile tenersi, diciamo, un buon punto con questa sfida. Però magari conto di fare un live un giorno in cui mi metto lì, mi metto a farmare, farmare, farmare grano, non con quella ma con quell'altra, ma creo altre farm e così almeno riusciamo a diciamo sconfiggere questa sfida. La prossima è crea una farm per ogni biscotto.
cibo? No, era ortaggio. Della serie, quel tizio ha scritto: fai una farm di grano, di carote, di patate, ta 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 ta. Crea una farm per ogni ortaggio alla fine. Si chiama ortaggio. Io ce ne ho già una di carote, di patate, di grano e di zucche. No, meloni, mi manca quella di zucche. Che possiamo anche fare velocemente oggi, dividendo a metà quella di meloni. Questo me l'ha scritto il carissimo utente Farma. No? I cannot farm. I cannot find it. Oh cacchio, dov'è? LOL, non la trovo sul serio. Eccolo, eccolo, eccolo. No, questo è solo zucca e meloni. Vabbè, lo trovo un attimo. Ok, c'è un utente che suggerisce farm automatiche. Dato che non riesco a trovare quello originale e stupidamente non mi sono segnato chi l'ha scritta, ma ho fatto un rush di tutti, cioè l'altro ieri erano tipo 1200 commenti, ora siamo già a 1500. Anzi, grazie per il feedback. Lo metterò a Luca Campo. Aspetta, non devo fare differenze. Luca Campo. Ok, questa la facciamo subito. La facciamo subito perché possiamo farla. Abbiamo la zucca, abbiamo i semi di zucca. Non vedo perché non potremmo farla. Ah, beh, tra l'altro questa è anche una farm di zucche. Se vi ricordate, qui abbiamo piazzato delle zucche. Però bisogna farla ufficiale, quindi la faremo ufficiale. Ciao. Mi vuoi bene? Che carino. Ma giochi, giochi, giochi. Ti odio. Gane. Per chi non si ricordasse, io ho una bellissima farm. Sei pericoloso, lo sai. Qui potrebbero far parte di tutto. Ecco, questa è la mia farm di meloni. A sto punto io direi che aggiungiamo un'altra fence con le angurie. E qua ci mettiamo le angurie. Ora. Andiamo velocemente tutti sti meloni. Questa è una tipo delle prime cose che ho fatto, ma no, una delle prime cose dopo la patch dei meloni. Oddio, c'è una patch dei meloni? Oddio, non me lo ricordo. Proprio GG. Piantiamo questi. E me ne serve un altro. GG. Anzi no, dovrei averne uno qua, dai, su via. Sì, infatti c'ero. Semi di zucca. Com'è che si crafta la torta di zucca? Voglio provarne a craftarne una. Per me è figa. Dovrei avere anche una cesta solo per i meloni. Eccola qui. Sorry. Ora prendiamo giusto il bone meal. Bone meal. Che tra l'altro ora non basterà di sicuro perché giustamente. Vabbè, noi facciamo. Guarda, ce ne esce uno completo. Eh sì, ti pareva. È davvero una palla al piede sto fatto del bone meal che ora non funziona al primo colpo. L'ho detto anche su Fap the Beast. Anzi, no, deve ancora uscire quel Fap the Beast. Mamma mia, sul serio. Tutto a posto? Mi sembra di sì. Per sicurezza noi fappiamo ancora un po'. E quindi possiamo già appendere, diciamo accendere quell'achievement, perché effettivamente l'abbiamo completato. Abbiamo anche la farm di cane e la zucchero. Cosa ci mancherebbe? La farm di. No, chi sei tu? Io ti salverò. Anzi no, è per forza uno nuovo perché è cresciuto da là sopra. Yeah, sure. Muori. Give me my bones. You come with me, bro. You come with me. You come.
With me. Perché non lo prendi? Vabbè, allora li prendo io, scusa se permetti. Un nuovo villager. Ah, a proposito, un nuovo achievement è quello di popolare la mia città. Popolare il mondo di Minecraft Italia, che è una cosa che in realtà avevo già detto io da un bel po'. Però lo crediterò comunque a uno di voi. Ora arriva il casino. Io sono qui, vediamo tu come fai. Ah. Tu entra dentro. Dai, sali. Di nuovo. Dai, dai, vieni. No, non ho messo al posto sbagliato. GG, ci metterò secoli. And fuck you all over the place. Ah, I'm so happy when I catch. Gotta catch 'em all, catch 'em all, gotta catch 'em all, catch 'em all. Voglio andare dove si può fappare i Pokémon. E ora mi toccherà farne un. Vabbè, voi seguitemi pure, voi siete carucci. Dai, venite. Ah, bisogna avere una mela d'oro e ora vediamo come si crafta. Penso ci voglia qualche cosa tipo del Nether, oddio, non dirmi così. Sicuro che non ne ho. Vabbè, una mela dovrei averla, infatti. La facciamo d'oro. Vabbè, non mi bastava anche solo una. Ok, ho la mela d'oro. Ora, vediamo come si fa quella pozione. Ok, abbiamo bisogno di una Netherwort. Che deve avere di sopra. Di un fermenter spiderai. Ah, io per sicurezza me lo porto anche da qui. Uno spiderai. E un pezzetto di zucchero. Dovrei averli comunque di sopra, ma per sicurezza. Ah, si sta anche facendo giorno, bene. Netherwort. Ah no, ce l'ho l'occhio di ragno fermentato. Perfetto, va bene, crafto un altro, lo tengo lì. Ah no, serve anche il fungo. Ecco perché servono i funghi marroni. Netherwort. Ok, allora è una Netherwort. Qua ci vuole un pochino. Poi metteremo dentro l'occhio di ragno fermentato. Se così. Sì. E dopo dobbiamo fare una splash. Quindi abbiamo bisogno di gunpowder, che abbiamo già qui. Strana pozione. Ah, beh, è vero, ora ce l'ho in italiano. Alambicco. Alambicco. Nemmeno alambico, alambicco. Cos'è l'alambicco? Lo stew stand, la potion stand. Ok, non lo so. Allora dovrebbe essere pozione di debolezza. E ora pozione di debolezza. Quella Fappers. Guarda che bel gattino. Ma che bel gattino. E fa 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 fa. Da notare come. Vi ricordate quella volta quando è uscito dalla chest con solo la parte finale della codec, insomma. Perché tu ce l'hai più bassa la coda? Non
No, è uguale. Ok. Ma come tu hai texto delle cose lanciabili? I don't know. Posizione di debolezza. I'm coming for you, my zombie. My zombie. Zombie, zombie, zombie. Eccolo qui. Bene, aspettiamo che Fappi ci potrà mettere tipo dai 3 ai 5 minuti. Mentre aspettiamo, vi dico che voglio farvi vedere comunque la trasformazione. Da notare il sopracciglione. Monociglio. Chi è il presidente della Juve? Ok, basta. Vabbè, quest'anno ormai lo scudetto è andato alla Juve. È stata bene così, dai. Sono comunque una squadra che gioca bene, se la gioca bene, a parte, vabbè, la storia di frodi sportive e altre cose varie, per cui non finiranno mai di accusarvi, dove vai, ladri, ladri. Effettivamente tutti hanno favoritismi arbitrali, sbagli che possono essere, diciamo, interpretati come favoritismi. È successo anche al Napoli, è successo al Milan. Beh, al Milan contro la Juve è stato un casino, non ha commentari ma dettagli. Però, insomma, complimenti alla Juve, se l'è meritato questo scudetto. E speriamo che il Napoli riesca comunque ad arrivare in Champions direttamente, prendendosi il secondo posto. Finendo di parlare di calcio, che mi è venuto in mente vedendo il sopracciglione di sto tizio, che mi ricordava il sopracciglione del tizio della Juventus, ma lasciamo stare. Niente, anche questo episodio è finito, ma voglio farvi vedere come si trasforma. Quindi aspetteremo qui un altro minutino. Non voglio perdermi la trasformazione, anche perché penso di non averci mai assistito neanche io. Andavo a FK e quando tornavo il tizio era fapposo. Mi pare che sia sempre andato così. Non so se succede qualcosa di epico, tipo un fulmine dall'alto, anche se abbiamo un soffitto. Altre robe, tipo con la Towncraft 3. Con la Towncraft 3, tipo, se mi ha spiegato veramente che se utilizzi troppa vis con l'Infernal Furnace, troppa vis, troppa aurea magica, ti arrivano i fulmini in casa, anche se tipo è il tetto e tutto. Beh, effettivamente a casa nostra non abbiamo il tetto, però conto di farlo, forse in futuro, probabilmente. Nah, scherzavo. E niente, questo non fappa. Ci possono avere fino a 5 minuti, ti rendi conto? Cos'è l'Alzheimer? No, secondo me la corea di Huntington. Cos'è? Livello genetico? Sorry. No, secondo me fappa troppo dal nervosismo e ora no, me lo son perso. Ho sentito un rumore, ma occhio di Ender per 7 smeraldi. You men are fucking crazy. I'm not going to trade with you, you know that, right? No, piove. Ah, finalmente la pioggia. Ah, è che è uscita una zucca. Per questo episodio, dove scappi? Sarebbe bello rinchiuderti sopra, perché mi sa che tu sei quello là, l'alchimista, no? Sarebbe bello rinchiuderti sopra. Non è che ora fa qualche atto. Potrebbe fa... No, lui non sa saltare. What the fuck? Ah, è lui. Ciao, amico. Per questo episodio è tutto. Io vi saluto. Ciao, tutti.